Allora, questo è Shin Haerigami, una visual novel che non è mai uscita qui da noi. Questa è la prima volta che arriva, per la prima volta tradotta in inglese, e purtroppo è arrivata solamente su mobile. Quindi io me la sono presa per iPad perché era da un bel po' che la seguivo e la desideravo, quindi questo è l'unico modo di giocarla in lingua comprensibile e vabbè. Cominciamo. Leggenda metropolitana. Una storia misteriosa, diffusa, a voce. Le sue origini sono recenti, ma il resto è sconosciuto. Per favore, perdonami. Edgar Morin, un folclorista francese, ha usato per la prima volta il termine nel tardo XX secolo. È stato reso popolare poi da Jan Harold Brunwald. Perdonami. Per favore, non uccidermi. Molte delle storie si fanno strada nella mente delle persone, della città, distorcendo la loro percezione della realtà. Anche se le persone hanno paura, sono comunque attratte dalla paura stessa. Ed è per questo che questa leggenda metropolitana è diventata così popolare. Queste storie manca qualsiasi forma di verità. Ma perché così tanti sono ossessionati? C'è ancora così tanto che non riusciamo a capire della mente umana. Per favore, ti prego. A volte queste cose sono connesse con il lato più oscuro della mente, come la paura o la follia. Per favore, risparmiami. Zitto, non ti muovere. Così inizia di nuovo. Una raggelante leggenda metropolitana è nata. Smettila, se no non riesco a tirarli via in maniera consona. Dammi i tuoi occhi. Ho informazioni riguardo all'omicidio nella città C, prefettura S. Ordine, imputato.
può solamente portare in corte delle informazioni che sono rilevanti per quanto riguarda il caso. L'imputato è rimasto silenzioso fino a questo momento. Ho informazioni che riguardano l'omicidio nella città C, prefettura S. In ogni caso, non è stato abbastanza per garantire all'imputato di essere rilasciato su cauzione. E allo stesso momento, tutta la stampa, che sembrava disinteressata al caso, ha iniziato ad occuparsene. Ora tutti quanti si sono interessati al caso. E io che no. Il Sicigo, anche se finora ho vissuto una vita tranquilla, il Sicigo, anche se finora hai vissuto una vita tranquilla, adesso verrai coinvolta in tutta questa follia. La macchina con l'imputato, secchinato, si avvicina. Possiamo vedere che l'imputato è molto calmo. È così rumoroso. È troppo luminoso. Ne ho abbastanza della stampa. Ehi, camminateci sopra. Rilassati, Casamori. È esattamente quello che i reporter ci vogliono far fare. Lo so, non trattarmi come un pirinino. Ma dato che vengo dalla campagna e tutto, questa folla è un po' troppo per me. Lui è il mio superiore, che sta seduto nel retro. Casamori Hayato, e non prova nemmeno a nascondere la sua frustrazione. Dice sempre ciò che gli passa per la testa. A volte può sembrare un po' maleducato, ma... è questo che lo getta in situazioni problematiche, molto spesso. Dato che è mio superiore, vengo trascinata anch'io nei suoi battibecchi. Seduto sul sedile del passeggero, Kuranakuno è il nostro capo e ci guarda con un sorrisetto. È il loro lavoro. Tutto ciò che vogliono è la prossima grande notizia. Ed è per questo che vengono ad infastidirci. Basta con le lezioni di giornalismo base. Perché non mi trattate come un adulto? Io ho già 50 anni, quindi voi due mi sembrate due bambini. Il signor Kuroda ci sorride sempre,
una cosa affascinante e anche paurosa allo stesso tempo. Congratulazioni, Irsa, sei stata adottata. No, intendo... Sì, grazie. Ehi, non sei divertente. Sei noiosa. Rilassati, Casamori. Fai un respiro profondo, così. Non è divertente, signore. Sono abbastanza noiosa da ignorare i suoi scherzetti orribili. Ok, allora ho smesso di scherzare. Durante la loro conversazione non ho prestato nemmeno attenzione all'uomo seduto vicino a me. Assassino, dovresti vergognarti. Dategli la pena di morte ora. Non era assolutamente turbato da tutti questi attacchi. Era come se accettasse tutto ciò che gli stavano urlando. Non ho detto nulla, ma ho cominciato a infastidirmi per tutti quei flash. All'improvviso mi sono sentita piena di paura. Ho cominciato a pensare se fossi diventata il destinatario di tutti quei flash e di quelle domande. Come può quest'uomo essere così calmo durante tutto questo? Forse si aspettava tutto questo casino. O forse se lo sta godendo. Riesco a vedere un debole sorriso sul suo volto mentre lo guardo. Mentre parliamo, l'imputato, che era collegato anche ad un altro caso durante il processo, ora si sta dirigendo alla prigione di Tokyo. Il nome dell'imputato è Sekimoto Sōjirō, 36 anni, un ex professore dell'università arrestato per omicidio nel 2012. Sekimoto è stato arrestato per aver ucciso uno dei suoi studenti. Da allora ha esercitato il diritto di non rispondere. Tra le cose, durante il processo, un caso totalmente separato è arrivato alla luce e ha causato un sacco di problemi, quindi la corte si è adottata. Sia la difesa che l'accusa hanno chiesto un esame mentale che è stato approvato dalla corte. E che gli ha permesso di uscire. Da questo momento in avanti sarà esaminato dagli psichiatri. E i risultati avranno assolutamente un impatto sul caso. Riusciamo a sentire il giornalista che legge il suo articolo attraverso il finestrino. Mi sento male per i giornalisti, ma anche noi abbiamo i nostri piani. Riusciamo a malapena ad andare via dalla prigione di Tokyo e ci dirigiamo sull'autostrada prendendo velocità.
la stampa ci insegue in macchine e moto. E ci sono anche, addirittura, alcuni elicotteri. Fortunatamente, proprio come abbiamo previsto, siamo arrivati all'ingresso posteriore dell'Ospedale Generale M di Tokyo. Un grosso gruppo di ufficiali ci stava aspettando ed ha velocemente circondato la macchina. Il loro lavoro era quello di nasconderci dalla stampa. È ora di muoversi. Sekimoto ha fatto quello che gli è stato detto in maniera molto tranquilla. Si stava comportando come un prigioniero modello. Questo io credo che le possiamo cliccare. No, non è vero. Devo andare nel menu. Va bene. Tutorial, parole chiave. Allora, verrà mostrato un effetto come questo qui quando otterrai una parola chiave. Le parole chiave verranno acquisite automaticamente durante l'investigazione. L'uso delle parole chiave verrà spiegato più tardi. Va bene. Non era chiaro se avrebbe seguito semplicemente i nostri ordini senza combattere. Senza nessuno. Abbiamo continuato verso l'ascensore e ci siamo diretti verso il parcheggio sotterraneo. C'erano un paio di uomini che ci aspettavano con una nuova macchina. I finestrini della macchina erano oscurati in modo che nessuno potesse guardare dentro. Siamo stati in grado di cambiare le macchine velocemente senza che, anzi, mentre la stampa era all'altra entrata. Quindi ci siamo diretti verso l'uscita del parcheggio. Li abbiamo seminati. Sembra una scena di quei film con le spie. Dovremmo farci un drink per tutto questo oggi. Non abbassare la guardia, Kazanori. Lo so, ma la nostra missione è completa, giusto? L'ha detto in modo casuale a Sekimoto, ma Sekimoto non ha detto nulla. Ehi, signor Sekimoto, di qualcosa? Hai l'intelligenza per dire le cose. Sekimoto rimane in silenzio. Semplicemente rimaneva totalmente indifferente dalle provocazioni di Kasamori. L'atteggiamento di Sekimoto stava iniziando a far arrabbiare Kasamori. E sei sordo? Lavoreremo insieme per un po'. Quindi perché non ci facciamo una chiacchierata? Basta così, Kasamori. Tu stanne fuori. Tu tutto ciò che dirai qui non potrà essere usato contro di te e in corte. Non ci crederebbero nemmeno. Kasamori, non ci dobbiamo abbassare al loro livello.
Beh, ma è la verità, no? Quindi ditemelo e basta. Perché hai deciso di unirti alla nostra investigazione? Cosa speri di ottenere lavorando con noi? Praticamente hai già la pena di morte, o comunque la prigione a vita, quindi. Sekimoto è rimasto in silenzio, rifiutandosi di parlare con Kasamori. Beh, uno dei piani alti dei piani alti deve essere stato davvero disperato. Ce la siamo passata male con l'investigazione. Ed è per questo che penso ci abbiano mandato uno come te. Ma senti un po', assassino. Kasamori ha avvicinato la sua faccia a quella di Sekimoto. Non pensare di fregarci. Sekimoto è rimasto in silenzio. Stavo cominciando a rispettare la sua pazienza. Wow, questo tizio è noioso. Non mi piacciono gli uomini. Cosa? Che cosa hai detto? Sei tu che gli hai detto di parlare. Verissimo, Irsu. Ma ho una sensazione. A differenza di Kasamori, Kuroda ha parlato con un tono gentile. Potrebbe essere la mia intuizione a parlare, ma lui è quello di cui abbiamo bisogno. Che cosa intendi? La maggior parte delle persone che hanno commesso un crimine si comportano come se qualcuno le stesse inseguendo e hanno una personalità completamente folle. Come posso metterla? Solitamente hanno un'aura oscura, ma non vedo nulla attorno a lui. Di che cosa stai parlando, Kuroda? È chiaro che lui sia il colpevole. Quest'uomo è stato colto in flagrante. Sì, è vero, Sekimoto è stato arrestato subito sulla scena. Anche il nostro piccolo dipartimento lo sapeva. Sì, è. Immediatamente dopo aver ricevuto il rapporto, le autorità si sono precipitate sulla scena del crimine. Quando sono arrivati alla scena, lui stava lì, in piedi, in silenzio. Era nella stanza della caldaia, al secondo piano sotterraneo. E l'unico testimone era il pavimento freddo di cemento. L'hai fatto tu? Sei stato tu? Deve essere stato ovvio, ovvio. Dicono che lui stesse ancora tenendo in mano l'arma del delitto. O almeno è quello che c'è scritto nel rapporto. Il corpo stava già diventando pallido a causa della grossa perdita di sangue. C'erano macchie di sangue sulla vittima che indicavano il tempo passato dall'incidente. Nello specifico, il target è stato il cuore della vittima. Era chiaro che l'omicidio era stato premeditato. Al contrario, l'omicida se ne stava lì tranquillamente in un angolo.
sono arrivate le autorità e hanno arrestato Sekimoto sul posto. Non ha opposto resistenza, come se non gli importasse. Ha seguito gli ordini delle autorità ed è stato portato alla stazione di polizia più vicina. Da allora è rimasto sempre in silenzio. Le sue labbra sono rimaste sigillate, nonostante le domande che gli venivano poste. Molti detective hanno provato ad approcciarlo per interrogarlo. Hanno provato anche a minacciarlo e a forzarlo a parlare. E ogni tanto hanno provato anche a persuaderlo, usando la tecnica poliziotto buono e poliziotto cattivo. Ma non ha mai risposto agli interrogatori. Sì, fino a quel momento in corte. Grazie alla sua deposizione si è scatenato un sacco di confusione e di isteria. L'ho guardato. Aveva ancora quell'espressione molto fredda sul suo volto. Proprio come diceva Kuroda, non sembrava un omicida. Mi chiedo che cosa stia pensando ora. Perché ha menzionato l'omicidio nella città C, prefettura S? Non è per nulla connesso al caso. E mi chiedo perché i nostri superiori abbiano creduto alla sua deposizione e l'abbiano lasciato uscire con un permesso. L'ho osservato attentamente, in modo da non essere notata. Deve esserci qualcosa che dimostra che lui è un omicida. Non riesco a trovare nulla. È così differente dagli altri. Hai l'aria di volermi chiedere qualcosa? Ah, parli solo con le donne? Sei un donnaiolo. Su, avanti, Irs. Rispondigli. Mi chiedo se mi darebbe delle risposte dirette. Ripondero io. Ok. Gli faccio una domanda. Tutorial, punti di coraggio. La barra mostrata in alto a sinistra contiene i tuoi punti di coraggio. A volte ci sono dei segnalini di coraggio nelle scelte che ti vengono presentate. Hai bisogno di coraggio per selezionare quelle opzioni. Se non hai nessun punto di coraggio, non potrai selezionare quelle risposte che richiedono il punto. Beh, ovvio. Usa questi punti in modo accorto e cerca di ottenere più informazioni che puoi con le tue risorse limitate. Per favore, nota che in base alle opzioni che scegli avrai un grado finale diverso. Sì, ci sono un sacco di finali in questo gioco. Allora, io voglio fargli una domanda. Non voglio disturbarlo, romperli. Fai una domanda. Sembra che io abbia un parente di qualche ufficiale che lavora nell'ufficio del pubblico ministero. Forse voi non lo sapevate.
Vuoi provare anche tu? Volete provare anche voi a risolvere il caso? La cosa mi ha sorpresa. Come sapeva quello che io pensavo? Tutorial. Diramazioni. Ok. Si possono vedere le varie diramazioni dal menu di sistema. E si può selezionare anche dallo schermo del titolo. Eccolo qua. La tua storia, anzi il tuo progresso, viene rappresentato su una linea, con linee ed icone. Verrà aggiornato automaticamente ed applicato alla tua seconda partita. Si può muovere tra le diramazioni e in questo modo puoi iniziare a giocare da una scena che hai già vissuto. Basta schiacciare l'icona per iniziare a giocare da lì. Ok, tutto il progresso e le parole chiave saranno quelle sbloccate da quel punto, fino a quel punto. Ok. Bene, ci possiamo fermare qui. E la prossima volta vediamo che cosa possiamo cavare fuori da questo sekimoto, che è uno di poche parole.